là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro. E lascia il suo segno, una Z a chi è indegno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, il segno suo è la Z. Zorro, 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 Zorro. Sergente Demetrio Lopez Garcia, ho l'onore di parlare con il nuovo comandante del pueblo di Los Angeles, Don Juan Ortega? Esatto, sergente. Saresti tu il comitato per la nostra accoglienza? Sì, capitano. Abbiamo pensato che sarebbe stato pericoloso attirare troppo l'attenzione sul vostro arrivo. È una saggia decisione. Ho sentito dire che l'ultimo comandante è stato ucciso il giorno stesso in cui ha preso servizio. Infatti, gli abbiamo dato il nostro addio prima di avere il tempo di dargli il benvenuto. Avrei dovuto ricevervi al porto di San Pedro quando la vostra nave è arrivata da Monterrey, ma... Ma cosa, sergente? Vi prego di perdonarmi, comandante, ma vedete, ci sono delle persone che soffrono il mal di mare. Io sono fra queste. Ma tu dovevi aspettarmi a terra, non dovevi salire a bordo. Lo so, capitano, ma la sola vista del mare mi fa venire la nausea, anzi, il solo pensiero. Come fate a dire una cosa simile? L'ondeggiare è quasi un ritorno nella culla. Certo. Quante volte avrete sentito dire cullato dai dolci flutti del mare? Oppure la profonda culla dell'oceano? Allora, sergente, è possibile raggiungere Los Angeles seguendo una strada che non preveda, scusa il termine, la vista del mare? Per favore, comandante! Rosarita! Diego de la Vega, sono davvero felice di rivederti. Lo sono anch'io, abiti ancora a Monterrey? Sì, mio padre adesso ha una grande azienda, non credo che ci sposteremo più da lì. E che ci fai a Los Angeles? Sono venuta a trovare mio zio, sono arrivata ieri. Hai fatto un buon viaggio? Oh, sì, è stato molto interessante. Ho preso la nave e sono arrivata a Santa Barbara. Lì c'era la carrozza dello zio che mi ha portato nella sua azienda. Lo sai? Sei molto più carina e affascinante di quanto ricordassi. Sei ancora signorina? Ma allora gli uomini di Monterrey devono essere ciechi. Oh, Diego! Non dirmi che hai dimenticato il nostro patto. Patto? Oh, certo, che una volta cresciuti ci saremmo sposati. Eravamo troppo piccoli allora per farlo. Due bimbetti. Diego, sto pensando una cosa. Mio zio ha invitato alcuni amici questa sera a casa sua. Tutta gente che conosco, ma per lo più sono persone anziane. Ti andrebbe di farci compagnia? Rosarita, ti assicuro che non c'è nessuna cosa che farei con maggior piacere. Allora, questa sera va bene alle 8? Alle 8. Adios. Adios. Mi domando scusa, padre, ma... Ti scuso, Diego. È molto graziosa, molto graziosa. Ti va un bicchiere di vino? Ma certo, come no? Due bicchieri di vino, per favore. Chi è quella fanciulla? Devi ancora conoscerla, oppure la conosci già? Rosarita Cortés. Ricordate suo padre, Domingo Cortés? Ottima famiglia, buon sangue. Hai fatto una buona scelta. Non credete di essere troppo precipitoso. Avremmo scambiato sì e no 10 parole negli ultimi 10 anni. Grazie, signor. Salute. Salute. Come mai a Pueblo in questo pomeriggio assolato? Oh, c'è una ragione ben precisa. Ho ricevuto questa lettera da un amico di Monterrey, padre Hernando. Ti ho mai parlato di lui? Molte volte. Mi scrive notizie circa un nuovo comandante, Don Juan Ortega. Oh, già, dovrebbe arrivare oggi. Beh, a dire la verità temevo che non sarebbe stato migliore di tutti gli altri. E invece, senti cosa scrive padre Hernando. Don Juan Ortega è un uomo che tratta qualunque persona con giustizia e cortesia. È quello che ci voleva.
Fate strada! Fate strada, Sua Eccellenza Don Juan Ortega, il nuovo comandante del pueblo di Los Angeles! Via, via, stupido idiota! Cercava solo di aiutarvi, comandante. Pensa ai fatti tuoi, sergente. Va a aprire. Sì, comandante. Aprite il portone! Aprite il portone! Padre Hernando ha detto che è giusto e cortese con le persone. Non dobbiamo dare un giudizio frettoloso, Diego. Forse è stanco per il viaggio. In circostanze normali è diverso. Sì? Chi è? Sergente Garcia, posso entrare, per favore? Sì, entrate pure. Signor magistrato, il nostro nuovo comandante Don Juan Ortega è qui. Fatelo entrare. Comandante! Il magistrato del pueblo di Los Angeles è Sua Eccellenza Carlos Galindo. Sergente Garcia, spiegatemi perché urlate in questo modo. Vai, aspettami di sotto, sergente. Volete favorirmi i documenti, comandante? Questo è tutto? Potrei sapere a quale sorte è andato incontro il vero Ortega? È caduto in mare poco dopo la partenza da Santa Barbara. Oh, che morte orribile. Sì, povero diavolo. Per sua sfortuna aveva al collo una catenina pesante e colato a picco. E questo incidente tanto increscioso risulta sul diario di bordo? Il capitano della nave ha una piuma d'aquila come questa. Bene. Magistrato... Ditemi, il nostro capo, quello che noi chiamiamo l'Aquila, voi lo conoscete? Continua ad essere avvolto dal mistero, neanche i suoi agenti più fedeli lo conoscono. Vi sembra giusto che lui viva tranquillo mentre noi rischiamo ogni giorno l'impiccagione? Sarebbe più dolce la vostra morte sapendo che anche lui ha seguito la stessa sorte? Dicevo soltanto che non mi sembra giusto. Paga bene, non è vero? I soldi vi piacciono. Paga molto bene, su questo non discuto. Allora vi suggerisco, comandante, di frenare la vostra curiosità e le vostre sterili critiche. Temo che l'Aquila non le apprezzerebbe affatto. Tra l'altro so che è deluso per la situazione che c'è qui a Los Angeles. Da questa zona si aspettava dei guadagni che non sono certo quelli attuali. E c'è quello zorro che non si riesce a catturare. Finora ho avuto la sventura di avere una sfilza di comandanti inetti. Ho bisogno di un uomo forte che sia capace di prendere in pugno la situazione. Signor magistrato, sono venuto qui io per questo. Non è un'impresa facile, non circola molto denaro tra i peones. Dobbiamo scoprire chi sono i veri ricchi e poi studiare un piano per appropriarci dei loro beni. Sono sempre riuscito a farlo fino adesso e non ho mai avuto grandi difficoltà. Vi renderete presto conto dell'esistenza di problemi che appartengono solo a Los Angeles. Non ho alcuna voglia di trattenermi in questo vostro affascinante villaggio per tanto tempo. Più rimango qui, più aumenta il rischio che qualcuno possa riconoscermi. Perciò suggerisco che non appena mi sarò sistemato nei miei quartieri, cominciamo a pensare al nostro piano. Il sergente Garcia vi condurrà nel vostro alloggio. Questa sera purtroppo sono già occupato, ma domani mattina sarò a vostra disposizione. È un ricevimento stupendo, Rosalita. Sono molto felice che tu sia venuto, Diego. E non avrei partecipato a questa festa se non ci fossimo incontrati per caso questa mattina in piazza. Se non fosse successo questa mattina in piazza, prima o poi ci saremmo incontrati. Ho affrontato questo viaggio anche nella speranza di poterti rivedere. Sì, la giovinezza è una cosa meravigliosa, specie in una notte romantica come questa. Esiste un altro genere di notti, padre? Sono sicuro che avrete molte cose di cui parlare e che non gradiate la mia intrusione. Le mie scuse, signorina.
Ho l'impressione che potrei diventare un ospite poco gradito, sottraendoti alla compagnia degli altri invitati. Ti dispiace? Ma no, niente affatto. Però è una serata così calda. Ti dispiacerebbe andare a prendere qualcosa da bere? Ai tuoi ordini. Perché non andate a ballare anche voi? Vostro zio è stato molto gentile ad invitarci, ma noi non apparteniamo a quest'ambiente. È piacevole anche stare seduti ad ascoltare la musica. Ma questa sera siete ospiti di mio zio come tutti gli altri. Se non vi avesse voluto, non vi avrebbe invitato. E se adesso siete qui, ha piacere che godiate della più completa ospitalità. Oh, ma noi stiamo benissimo, signorita. Vi stavo cercando, signorina. Mi concedete l'onore di un ballo? Mi dispiace molto, Don Carlos, ma ecco Diego con la bevanda che gli avevo chiesto. Le mie scuse, signore. Comunque, se volete fermarvi con noi, conoscete Franco Barbarossa e sua figlia Eugenia, vero? Purtroppo il mio lavoro mi costringe ad avere rapporti con chiunque, ma preferisco frequentare una cerchia sociale più esclusiva. Vi chiedo scusa, signorita, ma anche noi andiamo a prendere qualcosa da bere. È una gran cosa essere di nobile stirpe, vero, signore? È un onore, Don Diego, che non dovremmo mai dimenticare. Sono pienamente d'accordo con voi. Il fatto però è che questo onore dovrebbe andare ai nostri antenati. Io credo che si debba essere orgogliosi solo dei meriti personali. Avete preso queste idee dai libri che leggete? Anche osservando le persone. Prendete ad esempio Franco Barbarossa. Ha cominciato con quasi nulla, una capanna di fango sul suolo pubblico. È iniziato dal nulla e per quanto mi riguarda resterà sempre una nullità. Ha un allevamento di bestiame splendido e ha costruito una casa favolosa per la sua famiglia. Voi non ci crederete, Don Carlos, ma l'anno scorso Franco Barbarossa ha venduto tanto pellame quanto mio padre. Guardate la gente in questa sala. Ci sono molte persone che vantano nobili origini, ma nessuno potrà dire di aver guadagnato tanto con i propri sforzi quanto lui. Questo non lo sapevo. Non fate finta di non capire. Io non fingo, signore. Ci è sempre stato detto che si poteva vivere sulla terra del re, che si poteva coltivarla e che un giorno sarebbe stata nostra. Le regole sono cambiate. Ma perché mi dovrebbero arrestare? Io non ho fatto niente di male. Tutti sanno che voi avete cominciato da nulla, una modesta capanna sulle terre del re. Quindi tutto quello che avete ottenuto è di appartenenza del re. Vi chiediamo soltanto 5.000 pesos. Non avete il diritto di farlo, io non vi pagherò. Se voi non pagherete, rimpiangerete di non averlo fatto. Allora? Vi condanno a 6 mesi di lavori forzati. Portatelo via. Bella ragazza viene a trovarmi. Bene, falla entrare. Diego, per fortuna, temevo di non trovarti. Rosalita. Vieni subito con me, per favore. Che cosa è successo? Ho appena saputo che è stato arrestato Franco Barbarossa. Che cosa ha fatto? Perché l'hanno arrestato? Non ha fatto nulla. Il magistrato lo ha accusato di appropriazione indebita del suolo del re. Aspetta un attimo, Rosalita. Non è questo il momento per parlare. La mia carrozza ci aspetta fuori. Esatto. Diego, devi fare qualcosa immediatamente. Sarà difficile convincere il magistrato a revocare l'atto d'accusa. Andrò a parlare con lui, è l'unica cosa da fare. L'uomo in questione occupa abusivamente un suolo non suo e si rifiuta di pagare le tasse. Sono stato costretto a condannarlo a 6 mesi di lavori forzati. Comunque non è giusto che venga frustato e trattato peggio di un animale. Signorita Cortés, una donna nella vostra posizione non si dovrebbe mai occupare di fatti del genere. Mi rendo conto che talvolta le punizioni date ai criminali possono sembrare crudeli, ma non vedo altro mezzo che consenta di salvare la società dai criminali e dai malfattori. Vi prego di scusarmi, signore, ma Franco Barbarossa non è accusato né di furto né di omicidio. Non capisco perché lo abbiate condannato a 6 mesi di lavori forzati. Ah, oh, Don Diego, voi volete rubarmi il mestiere, a quanto vedo. Avete sostituito i libri di poesia con quelli di legge?
I rancheros in California hanno vissuto tranquillamente per anni sulle terre del re. Se Franco Barbarossa ha cacciato Di Frodo, allora tutti i rancheros devono essere accusati. Infatti è così. Appena ne coglieremo uno in flagrante, sarà imprigionato e poi processato. E il nuovo comandante è d'accordo su questo trattamento dei rancheros? Il nuovo comandante è venuto per riportare l'ordine a Los Angeles. Quale ordine? E io vi suggerirei, Don Diego, di finirla una buona volta di interferire nell'amministrazione della giustizia in questo pueblo. Rosalita, non credo che abbiamo altro da dire. Invece avresti potuto dire di più. Potrei scrivere al governatore, penso. E questo è tutto per te? Se fossi un vero uomo con un briciolo di coraggio, sapresti far altro che scrivere una lettera. Rosalita, comprendo la tua indignazione. Perché sei cambiato, Diego? Quando eri bambino non avresti mai sopportato un sopruso del genere. Ma ora non sei altro che l'ombra di quel Diego di 10 anni che conoscevo. Niente più credito, sergente. Ah, amigos! Guarda chi si vede, il sergente in persona. Già. Stavo passando per caso qui davanti quando vi ho visto. Allora mi sono detto, i miei amici non mi perdonerebbero mai se non mi fermassi a bere un bicchiere di vino con loro. Vi sbagliate, sergente. Vi avremmo perdonato con grande piacere. Oh, dobbiamo fare un brindisi ai successi delle imprese che compirete qui a Los Angeles. Ah, eccellente, amigos, eccellente. Diventa ancora più buono quando uno se lo paga da solo. La prossima volta pagherò io, amici. Credo che diventerò molto ricco quanto prima. Cosa? Come? Avete letto quell'avviso? Ehi! Questa notte catturerò Zorro, così la taglia non me la toglie nessuno. Voi catturerete quel fuorilegge? Ma certo, ho un piano che non può fallire. Stanotte Zorro andrà sicuramente al mulino per liberare il signor Barbarossa. Io mi nasconderò lì dentro e appena lui arriva lo prendo alle spalle e lo faccio prigioniero. Pensate che Zorro proverà a liberare il prigioniero? Oh, che lui ci provi non c'è da dubitare. Quando si commette un'ingiustizia contro uno del popolo, Zorro arriva a cavallo, in genere di notte, quando la gente dorme. Leon, forse il nostro amico sergente gradisce ancora un bicchiere di vino, vero? Oh, ma certo. Gracias, amigos, gracias. A proposito, è chiaro che ciò che vi ho detto non deve saperlo nessuno. Sergente, vi parlo con il cuore in mano, non per scoraggiarvi, ma il vostro piano non può riuscire. Sì, no. Questo Zorro non è un idiota. Lui sa che voi sapete che lui tenterà di liberare il prigioniero. Non è così stupido da cadere in una trappola così ovvia. Non conoscete Zorro, ci verrà. In ogni modo è rischioso, sergente. Se lui vi uccidesse... Non credo che lo farebbe mai. Non ha mai ucciso nessuno. Per favore, signor, dovreste evitare quel dondolio. Mi fa venire in mente l'ondeggiare. E sapete di cosa? Non so, di cosa? Beh, ecco, l'ondeggiare, capite? Capisco. E volete dire l'ondeggiare del mare? Scusate, dovreste essere così gentili da non nominarlo. Dovreste superare la vostra paura del mare, sergente. Credetemi, caro sergente. A questo mondo non c'è nulla che possa essere paragonabile a una deliziosa crociera sul mare. Dondolati sulla nave dalle lunghe onde del mare che ci cullano con un dolce dondolio. Oh, per favore, amigos, per la mia salvezza, basta! Ci prenderemo cura di voi, sergente. State tranquilli. Da bravo, da bravo. Ecco.
Ehi, amigos, che fate? Oh, niente, il buon sergente passerà la notte qua dentro, ma è soltanto un gioco. Beh, non ve lo potrei permettere. No? Ma come tutti gli esseri umani potrei sempre cambiare idea. Ho cambiato idea. Bene. Leon, Roberto, adesso mi sento bene, è passato tutto. Aprite la porta. Vi prego. Sono venuto a darti il cambio, vai pure a dormire. Bene, Roberto, puoi andartene anche tu. Starò io qui a controllare che questo mulo a due gambe macini il grano. Buonanotte, Leon. Ci vediamo domani. Resteremo noi qui. Tu puoi tornare in casetta. Zorro, attenzione! Togliti, Roberto, togliti! Gracias, señor. Muchas gracias. Andate lontano da qui il più velocemente possibile. Gracias, amigo. Sergente Garcia! Chiamate i lancieri! Chiamate i lancieri! Arrivo, comandante! Chiamate i lancieri! Non ordinate più che un uomo faccia il lavoro di un mulo, o sarà il vostro ultimo ordine. Dios, comandante! Comandante! Oh, eccolo là! Avete chiamato, comandante? Cosa vi serve? Niente, non mi serve oh, niente. Oh, vedo che avete mandato il signor Barbarossa a casa. Bene, sono molto contento. Allora avevo ragione, Zorro è venuto. Comandante, non ci crederete, ma l'avevo previsto.